Salve a tutti ragazzi, io sono Mike e questo è MikeStack. Premetto che se mi state vedendo non benissimo perché sono le prime clip che faccio internamente con i softbox con la Sony. Ora l'audio lo sto registrando dal Rode sperando che la prolunga vada. Ma comunque, voi come sapete durante le mie live uso questa webcam, la Logitech C920. Esiste dal 2014 se non 2015. Vediamo se ne vale la pena ancora nel 2017. Questa webcam registra i video in Full HD a 30 fps e fa delle foto con 15 megapixel. I video li comprime in H.264 come qualsiasi videocamera, ha due microfoni stereo che però vi sconsiglio di usare e il sistema di messa a fuoco è automatico con 5 lenti. Ovviamente il corpo è tutto in plastica, però le lenti sono in vetro, tranne la protezione davanti che a quanto pare è in plastica. Si collega al computer tramite un cavetto USB. Allora, una cosa che mi è piaciuto subito dall'inizio di questa webcam è come si mette sul monitor, perché esistono tantissime altre webcam che hanno soltanto un sistema di regolazione unico, questa invece ne ha ben due. Uno dice, ma perché Full HD? A cosa serve? Serve per avere un maggior dettaglio. Ovvio che se siamo su Skype, FaceTime, questo dettaglio non si vedrà. Se abbiamo una buona connessione, già su OBS, e quindi da YouTube, si riesce a vedere bene. Allora, un'altra cosa che mi piace veramente tantissimo di questa webcam è che sotto l'attacco a vite. Poi vi direte, a cosa serve? Io da dicembre non l'ho mai usato, forse una volta, ma non ho registrato niente perché non sapevo dove mettere il cavo, non ci arrivava al computer. Comunque i suoi lati positivi sono parecchi, vediamoli ora assieme. Di sicuro la sua versatilità nel collegare, tu colleghi, apri il programma e puoi cominciare subito a registrare. È molto economica, infatti costa soltanto 70 euro, che per una webcam in Full HD è come se te la regalassero, ovviamente di altissima qualità, ma solo se si è in grandi condizioni di luce. Infatti se si è in condizioni di scarsa luminosità si vede abbastanza il rumore video e questo è un punto negativo. Si può controllare l'esposizione e tutti i parametri, quindi contrasto, saturazione, colori, tutto. Fantastica, completamente manuale oppure completamente automatica. Lati negativi, è un po' vecchia, non dico che dire che è vecchia è brutta, però è già uscito il modello nuovo e forse ne vale la pena. Il motivo è perché non hai 60 fps né sul Full HD né sull'HD. Invece la C922 ha il 60 fps sull'HD, che almeno se uno fa il picture in picture, ad esempio in un videogioco, è molto comodo. Lato negativo, che è qualcosa di pessimo, è che non si adatta alla frequenza della luce. Ad esempio io ora sto registrando un 80esimo e la frequenza della luce è un 50esimo e non si nota la differenza. Con la Canon invece si nota, con la webcam, oh mio Dio, non puoi registrare. Lato negativo, che funziona soltanto su Windows, quindi sul Mac non funziona e quindi è più positivo. Parole strane, vabbè. Possiamo utilizzarla su soltanto un programma. Su Mac possiamo utilizzarla su FaceTime, su OBS, su Windows, un programma e quello rimanga sempre. Altrimenti dovete chiudere l'applicazione e aprirne un'altra. Quindi questi secondo me sono i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. E per me non ha senso acquistarla perché con 20 euro in più abbiamo il modello nuovo. E cosa c'è in questa confezione del modello nuovo? Troviamo la C922 ovviamente, un cavallettino su cui metterla e questa webcam ha una messa a fuoco più veloce, perché in questo caso vedete che la messa a fuoco è molto veloce, ma non c'entra niente perché è una macchina fotografica. Ecco, quella della webcam è più lenta di addirittura questa. Allora, vediamo perché è meglio comprare la C922 rispetto alla C920. Ha il Full HD e 30 fps, ma la messa a fuoco è più veloce. Ha l'HD 720p a 60 fps e appunto per, lo dicevo prima, perché se uno fa picture in picture è più interessante l'HD a 60 fps. Perché normalmente uno la usa per videogiocare e registra lo schermo, che solitamente Full HD o 1440p è a 60 fps. E per evitare di avere il video a 30, quindi che vedi la differenza, uno registra in HD, dato che poi va comunque rimpicciolito, 25%, e quindi vedete l'immagine più fluida. Da Mike è tutto, ci si becca nel prossimo video. Bye!